Bene ragazzi, perché essere contemporanei è tremendo? Me lo fa capire questo libro di Marco Belpoliti, tutti belli i suoi libri, da 70 che indaga in un grande affresco il rapporto tra Pasolini, Sciascia, Primo Levi, Manganelli, che riguarda gli anni 70. Io ho una certa nostalgia degli anni 70 che non ho vissuto perché riguardano un po' la generazione non dei miei genitori ma dei miei nonni, perché io mi sento purtroppo figlio molto degli anni 80 e bisogna dire che è il secolo più pericoloso, più povero, più che ha portato nel disastro di oggi. E dico subito che essere contemporanei è sempre, cioè bisogna sempre essere, come insegnava anche Carmelo Bene, anacronistici, perché si capisce bene che a essere figli del proprio tempo, a parte qualche sporadico periodo in cui ci si è illusi di avere qualche impatto sociale duraturo, cosa che è una contraddizione perché qualunque impatto sociale non è duraturo, dimostra che particolarmente negli anni 80 e 90 e 2000 è anche particolarmente tragica la situazione, a differenza dei 60 e 70. Questo declino inizia negli anni 80 e un esempio fondamentale, archetipico direi, è Keith Haring. Keith Haring che prende anche dall'inconscio collettivo facendo questi disegni che arrivano così bene alla gente. E questo vittimismo che è un po' poi il punto di sfogo del sistema, un sistema arrivato al limite, all'esaurimento, e oggi ne vediamo le conseguenze fino ad arrivare alla post-verità, a tutte cose che la contemporaneità offre, ma che è meglio anche non prendere, magari confrontarcisi, però essere, ripeto, troppo attaccati al quotidiano, quindi al avvicendarsi dei fatti di oggi, diventa paradossalmente estraniante. Quindi meglio essere estraniati da una contemporaneità a volte.